Trigoria, aspettando appunto le parole di Zeman più tardi. A proposito di Zeman, diamo il buongiorno, benvenuti qui in studio, Oscar Buonamano. Grazie, buongiorno. Ciao Oscar, Sergio Ciao. Cinquino. Buongiorno, buongiorno a tutti. Sergio buon lavoro con noi poi da Pescara, perché noi parliamo, voi parlate in questo libro di cui ora facciamo vedere qualcosa qui in onda, del Pescara di Zeman. È stata una pagina bellissima di calcio in generale, insomma, per gli amanti di Zeman in particolare. Allora, partiamo da Sergio che ci spiega perché avete deciso di scrivere questo libro, che poi è la domanda più banale, ma quella da cui si parla parte di solito. Assolutamente legittima, nel senso che la scorsa stagione è stata per molti versi una stagione irripetibile, una stagione straordinaria per come è nata, per come è stata proprio la genesi di un'annata, di una cavalcata che poi ha portato alle 26 vittorie, al primo posto, ai 90 gol divisi 45 per girone d'andata, 45 girone di ritorno, una serie quasi di segni di una stagione che è la partita, ecco proprio queste sono le immagini della partita di Verona, di con la Sampdoria, di Genoa. È sicuramente una partenza a Verona invece che già, ecco, questa è, poi ne parliamo anche di Franco Mancini, a Verona, dove il Pescara non aveva mai vinto, è arrivata al Pescara di Zeman, era stato anche nel corso dell'estate, aveva dato qualche segnale, e poi è arrivato a partire subito fortissimo, infrangendo un tabù e lasciando immaginare quello che poteva accadere. L'idea è nata proprio dal fatto una stagione del genere va raccontata, e soprattutto sembrava quasi di assistere a un romanzo quasi dell'Ottocento per caratteristiche, dove gioie e dolori si intrecciano, dove accade davvero davvero di tutto. Ci sono stati episodi anche luttuosi nel corso della stagione, ma ci sono stati grandi exploit sportivi, ci sono stati segnali anche che lasciavano intendere da parte della squadra, della società, un clima virtuoso, qualcosa di positivo. E a fine stagione è arrivata anche la ciliegina nel primo posto, da lì siamo partiti. Abbiamo pensato che qualunque cosa avessimo voluto fare, e forse era giusto raccontare quello che in realtà era successo a Pescara, al di là dell'aspetto sportivo, delle statistiche, dei complimenti internazionali, complimenti che sono arrivati da Guardiola, da Sarri, un po' da tutti, una serie di segnali che noi abbiamo provato a interpretare. Non so fino a che punto ci siamo riusciti, però sicuramente ci abbiamo provato, sia dal punto di vista diciamo delle partite, ma anche, ripeto, quello che riguarda le emozioni, che certo. È stato un po' il nostro obiettivo. Oscar, allora vengo da te per partire, così ci spieghi un po' come l'avete poi messo tutto in forma, perché si parte da una prefazione di un personaggio illustre della storia del calcio e si arriva poi ad un racconto partita per partita, che però non sono tabellini, insomma, qualcosa di diverso. No, sì, il libro è strutturato in due parti. Una prima parte con 18 capitoli in cui noi cerchiamo di raccontare la genesi di un successo. Quindi raccontiamo il calcio di Zeman, raccontiamo l'uomo Zeman e tutto ciò che, come diceva Sergio prima, è successo in un'annata che potremmo davvero definire un grandissimo romanzo dell'Ottocento. E poi una seconda parte in cui ci sono tutte le partite che sono raccontate con i tabellini, ma sono raccontate attraverso, diciamo, una presa di visione diretta. Sergio l'anno scorso era la voce ufficiale delle radiocronache del Pescara, io spesso lo accompagnavo nel commento tecnico, quindi siamo riusciti a trasferire anche delle emozioni domenicali. La prefazione di Arrigo Sacchi, noi siamo molto contenti di questa prefazione, intanto perché Arrigo Sacchi è un maestro di calcio riconosciuto, è una persona che stima moltissimo Zeman, ma soprattutto in questa prefazione coglie aspetti importantissimi. Ovviamente, a parte la questione tecnica e del giudizio che esprime sul calcio di Zeman, ciò che mi ha colpito è il riferimento, questo aneddoto che racconta, credo abbia raccontato anche durante una diretta di Champions League, che Pep Guardiola durante l'anno lo chiamò perché stava guardando in televisione Pescara Gubbio e chiedeva a Arrigo Sacchi, questo lo racconta nel libro, chiedeva a Arrigo Sacchi come era possibile che una squadra che giocava in 10 riusciva ad esprimere una superiorità territoriale così forte. La testimonianza che Pep Guardiola, l'allenatore più titolato al mondo, stesse a guardare un giorno Pescara Gubbio, certo, dà la dimensione e la risposta alla tua prima domanda. Perché avete scritto questo libro? Perché quest'annata
storica per il Pescara, ma io credo storica per l'intera Serie B. Basti pensare che la Juventus di Del Piero e Buffon ha segnato meno reti del Pescara di Zeman in Serie B. Meritava di essere raccontata per la città di Pescara, per l'Abruzzo, ma per la storia del calcio, secondo me. Senza alcun dubbio. Venendo alle immagini che abbiamo visto scorrere, visto che raccontate appunto come sia una cosa romanzesca quasi quello che è accaduto nel corso dei 10 mesi di campionato, adesso più o meno dello scorso anno, purtroppo, appunto, come già accennato prima Sergio, è stato anche un evento bruttissimo, ovviamente inatteso, scomparsa di un ragazzo giovane, un ex giocatore, ma a livello umano un uomo molto giovane come Franco Mancini, che peraltro è un po' l'emblema della carriera di Zeman, perché ci ricordiamo a Foggia, ci ricordiamo a Roma con la Lazio, si è sempre portato appresso. Franco Mancini è il portiere di Zemanlandia, e con la morte di Franco Mancini, secondo me, scompare dalla toponomastica del calcio il termine Zemanlandia. Non si può più parlare di Zemanlandia, perché Franco è stato il portiere di Zemanlandia, è stato accompagnato da Zeman in una carriera strepitosa, perché dobbiamo ricordare che Mancini è stato un portiere molto forte da un punto di vista tecnico, è stato il primo che ha interpretato in Italia il ruolo del portiere un po' la Ghita, era considerato l'Ighita dei Sassi, essendo originario di Matera. E la morte di Mancini non solo ha segnato una cesura in un momento difficilissimo del campionato, ma ha mostrato uno Zeman, diciamo, che io per un po' di tempo ho pensato potesse addirittura abbandonare il calcio. È stato colpito da un dolore improvviso, inaspettato, un dolore infinito e un vuoto che secondo me sarà difficilmente colmabile. Penso però, paradossalmente, che come in tutte le esperienze della vita, forse anche la morte di Franco Mancini è riuscita a cementare un gruppo che era già fortissimo da un punto di vista tecnico e che ha trovato delle motivazioni ulteriori probabilmente in questo riscatto, tant'è vero che in tutte le partite che si sono succedute, pensiamo al filotto finale delle 7 partite, il primo pensiero è sempre stato per Franco. Sarà stato contento Zeman, diciamo, di questa vittoria da dedicare a Franco Mancini, che ha dedicato a Franco Mancini, e per noi era giusto tributare l'onore a Franco Mancini, non solo di dedicargli un capitolo, ma di dedicargli assieme a Zeman e a Vincenzo Cangelosi, altro scudiero di Zeman, la quarta di copertina. E Sergio, era la voce ufficiale, no? Come ci diceva anche Oscar del Pescara alla radio lo scorso anno, qual è stata la partita che ti ha entusiasmato di più, la partita che secondo te va messa come emblema di questa cavalcata fantastica? Guarda, di partite ce ne sono state per la verità diverse, tutte anche molto emozionanti, e del resto quando c'è di mezzo Zeman le emozioni sono sempre al primo posto. Se però forse dovessi indicarne una, indicherei forse la notte di Padova-Pescara, una notte per certi versi anche un po' magica dal punto di vista del Pescara, perché il Pescara, come diceva prima Oscar, veniva purtroppo non solo dal lutto di Franco Mancini, ma veniva anche dallo straziante episodio della morte di Morosini. Infatti abbiamo anche provato purtroppo, nostro malgrado, a raccontare in diretta, però era un Pescara sconcertato per certi versi, era un Pescara spaurito proprio nei suoi uomini, anche nei suoi ragazzi più spensierati, e mi riferisco a Verratti, mi riferisco a Insigne, mi riferisco a Immobile. Non dimentichiamo che questa è stata la stagione che ha caratterizzato le esplosioni di tre campioncini, ed erano ragazzi, mentre prima erano, diciamo così, l'allegra brigata anche di fenomeni, di bravissimi palleggiatori, di uomini gol, certo, di poeti ma nel momento in cui si era creata questa situazione erano spaesati. Ricordo che Verratti addirittura diceva: adesso noi avevamo quasi anche paura di giocare, c'era stato quasi un blocco. A Padova il Pescara si è sbloccato, probabilmente anche per merito di Zeman, questa volta non soltanto per la sua abilità nella preparazione tattica e complessiva della partita, ma anche per l'aspetto psicologico. È stato bravissimo, ha detto qualcosa in quel prepartita. Il Pescara
partì fortissimo col Padova, che per altre cose puntava anche a rientrare in zona playoff, e Pescara veniva da una serie disastrosa, ha fatto soltanto un punto nelle ultime 5 partite, che per una squadra come quella di Zeman dello scorso anno era qualcosa di assurdo. Tutti pronosticavano quasi un finale non bello anche dal punto di vista dei risultati, e invece come per magia quella notte di Padova il Pescara si è letteralmente trasformato, è finita 6-0. La partita è finita 6-0, ma c'è stato un primo tempo anche lì che sembrava quasi stregato, con un Perin che poi è diventato un portiere del Pescara, che quest'anno sta facendo molto bene in Serie A, un Perin che aveva parato tutto nel corso del primo tempo. Poi nel secondo tempo c'è stata questa straordinaria, anzi c'è stato un gol di Immobile a fine primo tempo, poi c'è stata questa straordinaria goleada. E se dovessi indicare una partita, indicherei quella, potrei dirne tante altre, per tutte le altre c'è il libro. Io vi ringrazio per essere stati qui con noi, Oscar Buonamano, Sergio Cinquino, il Pescara di Zeman, la prefazione di Enrico Sarri, edizioni Carsi. Grazie mille, grazie per essere stati qui. Grazie a voi per averci ospitati qui. È sempre l'ultimissima cosa volevo dire, le foto bellissime del libro sono di Massimo Mucciante, che quest'anno segue il Pescara anche in Serie A, lo seguiva l'anno scorso. L'editore l'ha detto Sergio Cinquino, Cars. Grazie a voi, grazie a te, Sam. Figurati. Allora,